Ragazzi, sono caricati a molla, sembrano delle molle cariche pronte ad esplodere. Naturalmente presto attenzione alla massima che riesco, chiaro. Il rischio c'è, non ditemelo sui commenti perché tanto lo sapevo già. Non ho i pantaloni antitaglio perché non li ho ancora comprati, li ho messi nella lista dei regali di Natale. Se mi arrivano, stavolta ce li ho. La lista del Babbo Natale l'ho scritta. Poi avevo altre esigenze, altre urgenze. Adesso c'è un tratto che sembra di essere al palaghiaccio addirittura. Con molte probabilità sta per arrivare il pezzo brutto, perché c'ho quella robina che è scesa sopra e si è intrecciata, vedete, con la pianta che passa sopra lì, quella si è intrecciata con le altre. Come potete vedere, fino adesso sono veramente tutte molto imprigionate una con l'altra, perché già nella crescita spontanea che avevano erano ridotte così. Purtroppo adesso tocca fare ordine. Poi pensate che rimangono ancora tutte quelle zolle enormi da liberare, la radice e tutto, perché se la lascio così resterà poi che parte una pianta orizzontale, no? Quindi più avanti quest'inverno si andrà poi a togliere tutte le zolle, i ceppi, cercare di raddrizzarle, rimettere a posto poi la recinzione. Insomma, ce n'è, è stato un bel regalo questo di Natale.
facciamo il peggiore. I rampogli davvero, perché tanto il bosco non si presta. Una volta che vado a far bene, almeno mi tiro tutte le scarpe. Adesso ho questi, ma poi non erano asciutti gli scarponi. Gli scarponi con i piedi bagnati nei piedi non è una bella cosa. Questi c'hanno un po' freddi i piedi, però non sono isolati, sono asciutti.
male la ferita, fine del secondo giorno di lavori, basta. Mi fa male la ferita, vado a curarmela ancora. Stop. Fine del cinema, il passaggio si vede, qualcuno che si avventura può passare. Ciao amici.